Ok, rieccoci all'accampamento. Dopo qualche colpo di scena non potevo non venire qui perché appunto sicuramente ci sono nuovi dialoghi. Per chi non sapesse quali sono i colpi di scena, invito di vedere il video di Teia associato a questo. Altrimenti sono spoiler vostri. Allora, cominciamo con Nadia che ha appena scoperto di essere un'enorme fonte di energia e quindi almeno così non deve più caricare il cellulare. Io sono la fonte. Ma cosa può significare questa cosa? Se l'impero lo venisse a sapere, cosa mi farebbero? Mi rinchiuderebbero nel laboratorio per studiarmi. Senza alcun dubbio. Non lo permetterò. Tu e gli altri mi proteggerete? Davvero? Sì, Nadia, nessuno ci potrà mai rinchiudere. Se l'impero venisse a sapere che il mio sangue e il tuo sono diversi da quelli dei comuni esseri umani, allora potrebbero rinchiuderci ed analizzarci. Anche se ad essere sincero preferirei evitare di finire in una gabbia. Lo stesso vale per me. Quindi, se tu sei la fonte di energia, questo significa che se sto vicino a te è più probabile che io possa incontrare Dael. Dael? Chi è? È uno strano uccello con cui posso parlare quando sono vicino ad una grande fonte di energia. Seth, questo suona male. Se provassi a manifestare la mia magia in tutta la sua potenza, allora potrei far comparire Dael. Credo di sì. Quando la minaccia dei serpenti vermiglio sarà terminata, proveremo a metterci in contatto con Dael, ok? Oh, una bella seduta spiritica non potrebbe mancare. Lei conosce Lori Halcon, sicuramente avrà più informazioni di noi riguardo ai cristalli, le loro origini e i loro poteri. Va bene, lo faremo. Questa Dael potrà aiutarmi a capire perché sono diversa da tutti gli altri. Oh, punti gratuiti! Allora. Secondo in precedenza tocca a Neon che ha appena scoperto che gli è morto il padre. Condoglianze. Pensi a tuo padre? Già, pensa a quante cose mi ha nascosto durante tutta la mia vita. Ha studiato segretamente un antidoto, aveva dei contatti con i barbari. Perché non mi ha tenuto informato? Perché non mi ha chiesto aiuto? In realtà non ti voleva bene. Grazie, Seth, sei sempre un amico. Per proteggerti. Lo pensi davvero? Sono entrambe questioni molto importanti, delicate e pericolose. Credo che tuo padre abbia solo voluto tenerti fuori per permetterti di vivere la tua vita in tranquillità, con i tuoi amici e tua moglie. Papà, grazie, Seth, davvero, grazie per il supporto. Altri punti gratuiti, che bello. Neon ha preso concentrazione. Bene, tocca a Rudra che. Non lo so, non è cambiato niente, ma vediamo. L'armatura che abbiamo trovato nei laboratori di Christopher Risan apparteneva ai barbari, giusto? A quanto dice Shiloh che è così. Non riesco a capire il collegamento tra i laboratori Risan e l'attacco dei barbari di 20 anni fa. È sicuramente una questione di vitale importanza. Ma ora non riprendere le indagini su ciò che accadde 20 anni fa. Anche se, visto che questo è un gioco, sicuramente è collegato. I serpenti vermiglio sono la minaccia più concreta e pericolosa. Credo che dovremmo far finta di non aver visto l'armatura per ora. Armatura? Quale armatura? Questa è difficile. Ma sì, lo penso anch'io. Abbiamo troppa carne al fuoco. Lasciar perdere l'armatura per ora è l'idea migliore. Dobbiamo concentrarci sui serpenti vermiglio. Vedo che la pensiamo allo stesso modo. Punti gratuiti e punti gratuiti. Seth ha preso impeto. Allora, diamo un'occhiata un attimo a queste abilità. Impeto causa impeto. Sì, un po' era deducibile, ecco. E poi c'era Neon che ha preso concentrazione. Che aumenta lo spirito. Che non è da buttare. Ah, ecco dov'è il mio economico. Mephisto? Ah, un'abilità nascosta. Se equipaggio Unveil, sblocco devastazione assoluta. Beh, non è male, ecco. Non c'è nient'altro. È un economico molto assortito questo. Beh, salutiamo un attimo Borghetti e poi ci salutiamo. Allora, c'ho tanti zenith, insomma. Un bel 2000 zenith.
Oh, già aumentato. Il livello 3, però. Tanto vale dare altri soldi, dai. 2000, basta, non mi... Oh, ancora è salito. Livello 4. Ok, per oggi basta. Sono troppo generoso, lo so, lo so. Allora, mi hai sbloccato qualche oggetto? Ah, la perla definitiva, sì. Mi manca questa. Bomba. Danno neutro. Beh, non ne prendo una per sfizio. Molotov, chi sono? Un bombarolo. Granata elettrica, però. Ne prendo uno di entrambi, così per non sembrare sprovvisto. E infine qualche materiale, ma non mi serve per ora. E già che ci sono, sblocco anche la classe C. Ok. Ok, per oggi ho finito. Metto salva... Ah no, non è Dark Souls. Come non detto. Allora, questo era l'extra e ci vediamo nel prossimo video di Theia o qualsiasi altra cosa.